Gol segnato da Oliveira al 44esimo del primo tempo su calcio di rigore per un atterramento in area di Muzzi ad opera di Verdelli ha consentito al Cagliari di vincere la prima partita interna e di raggiungere una posizione in classifica molto più tranquilla. La vittoria non deve però far credere che siano stati superati i limiti mostrati dalla squadra in questo inizio di campionato, soprattutto nella costruzione del gioco. Anzi, proprio il confronto con la Cremonese, ultima in classifica, giunta al Sant'Elia con il proposito deliberato di non perdere, ha mostrato in modo evidente che il Cagliari ha meno problemi a giocare di rimessa e di interdizione piuttosto che quando è chiamato a inventare il gioco. Ad esclusione del rigore e del gol, la partita ha offerto pochissime emozioni. Per vedere un tiro degno di questo nome si è dovuto attendere il 29esimo. La conclusione di Napoli è fuori alla sinistra di Turci. Prima della rete decisiva ci sono state alcune azioni veloci in rapida successione. Al 35esimo bella iniziativa sulla destra di Pancaro e Filicano. L'ultimo tocco è per Oliveira che di tacco impegna il portiere avversario. Al 39esimo, dopo un lungo dribbling di Bisoli sulla sinistra, la palla giunge a Pancaro che batte di sinistro. Turci para a terra. Un minuto prima del rigore Oliveira lancia Muzzi in aria, l'attaccante anticipa Turci, ma poi non riesce a concludere. Quindi il lungo rilancio per Muzzi che in velocità costringe il capitano grigiorosso al fallo in aria. Rivediamo la battuta e il gol di Oliveira. La cronaca della ripresa è fatta delle 6 sostituzioni decise dai due allenatori, dell'interminabile ragnatela di Passaggetti a centrocampo, di due numeri di Dario Silva, prima questo fallo di reazione che gli costa l'ammonizione all'ottavo, poi questa conclusione che infiamma uno stadio insonnolito al 30esimo. Due sole le preoccupazioni per Fiori, questa conclusione di Fantini al quarto e questo timido tentativo dello spento Tentoni al 38esimo. Di positivo, oltre al risultato, c'è da segnalare lo straordinario comportamento dei tifosi. Hanno sostenuto la squadra anche nei peggiori momenti di stanca della partita. Hanno voluto ricordare uno di loro, Fabio, con commovente semplicità. E il Cagliari, prima del match, ha fatto tutta intera la sua parte. Una partita sotto il profilo spettacolare è abbastanza limitata. Sì, limitata e sofferta. È chiaro che questa manovra deve essere più fluida, specialmente quando partite come queste... Almeno nella prima parte, sullo 0-0, dobbiamo prendere maggiore iniziativa. Abbiamo lavorato 15 giorni in questo senso, ma vedo che c'è ancora molto da fare. Dobbiamo prendere una maggiore iniziativa, dobbiamo avere un po' più di personalità, un po' più di, diciamo, di così, meno preoccupazioni. Intanto questa striscia positiva rilancia il Cagliari, tranquillizza l'ambiente e permette di lavorare con maggiore serenità, o sbaglio? Sì, però senza dubbio la classifica... Onestamente potevamo forse avere, non diciamo molti, un punto anche in più e magari eravamo ugualmente, però io ho detto quando mi sono presentato sono purtroppo molto esigente, purtroppo sono stato abituato male e è chiaro che abbiamo dei margini di miglioramento, dobbiamo impegnarci, per primo so che mi impegno molto e voglio che tutti dal primo all'ultimo si impegnino ancora di più. Simone, in ovvenienza alla stampa, un dirigente della Cremonese ha detto che è molto arrabbiato per il rigore concesso al Cagliari, in effetti Perretto era molto lontano dall'azione. Lei cosa ne pensa? A caldo non discuto mai queste cose qua, perché poi c'è il pericolo che si viene sconfessati, si fanno delle critiche d'analisi, posso capire l'amarezza di Gigi, rimane il fatto che non mi va di discutere, perché dalla mia posizione come faccio a vedere se l'azione c'era? Nello spogliatoio mi hanno detto di sì, però lo vedremo stasera. Un po' da tifoso, a me sembrava che non ci fosse, però... tutto qui. Mi dispiace, 4 anni è la prima volta che Simone fa una cosa simile? È la prima volta, sì, probabilmente è la prima volta, ma è, sicuramente l'ho visto un pochettino demoralizzato, ecco, e nient'altro. Soltanto quello, non c'è nessun silenzio stampa. Quindi non sei d'accordo con le proteste della Cremonese per il rigore? No, c'era, stavo niente, in vantaggio, niente, il rigore c'era netto. La reazione nei confronti di Trapattoni? Ma lasciamo perdere Trapattoni, non voglio più di qua, manca il discorso. Il discorso lo apriremo martedì e poi vediamo. Domani esiste un caso Muzzi? Non esiste un caso Muzzi, ma Muzzi ha reclamato perché è stato tolto. Io ho tolto dei grandissimi campioni del mondo, senza che nessuno si lamentasse. In quel momento lì stavamo subendo, o le 3 punte tengono sulla palla, o se no bisogna correre i ripari. Io sono che corre i ripari. Anche Silva ha sbagliato, mette il cuore e mette tutto sul terreno di gioco e voglio una maggior partecipazione generale. Sono contento, ma c'ho qualcosa qui che va su e giù e io voglio che invece queste cose qua si vadano avanti nel miglior dei modi.